Le chiese che seguono il calendario giuliano hanno celebrato il Natale il 7 gennaio. Innanzitutto, l'amministratore patriarcale del vescovo della Chiesa ortodossa Sira, Mar Dionisio Issaco Bruz, è stato accolto nella piazza in presenza di membri della comunità Sira, di istituzioni religiose e civili, prima della celebrazione della messa di mezzanotte. Siamo davvero felici di prendere parte alla celebrazione del Natale in questo giorno benedetto che segna la nascita di nostro Salvatore Gesù Cristo in questa città di Betlemme, mentre tutti gli occhi del mondo sono oggi concentrati su questo luogo santo. Auguriamo a tutti la pace, il benessere e la felicità. Secondo la tradizione, la delegazione della Chiesa Copta presieduta dal vescovo Anbantonius della Chiesa Copta Ortodossa di Gerusalemme è arrivata a Piazza della Natività. A testimoniare la fratellanza tra cristiani e musulmani a Betlemme, i musulmani si sono uniti ai loro fratelli cristiani nel celebrare il Natale, dando così un mosaico di buona coesistenza tra i credenti. Un vivido esempio di convivenza in malattia e in salute che diventa un paradigma da emulare in tutto il Medio Oriente. نقول لهذه المناسبة لكل شعوب الأرض نتمنى لكم أعيادا سعيدة نتمنى لكم السلام والهدوء نتمنى لكم التحرر والاستقلال. In questa occasione diciamo a tutti i popoli del mondo buon Natale, vi auguriamo tutta la pace e la stabilità. Oggi ci uniamo ad accogliere il vescovo assiro. Gli assiri sono i maestri di parole, figli di Assiria e Babilonia. Sono quelli che ci hanno insegnato a parlare. Ciò significa che i semi dei cristiani palestinesi in questa parte del mondo sono paragonabili ai semi degli ulivi. La delegazione del patriarca greco-ortodosso Teofilo III è stata la terza a entrare nella città di Betlemme in occasione del Natale. Seguita dall'entrata ufficiale del vescovo etiope Embacom a Gerusalemme in Terra Santa, accompagnato dai membri della sua delegazione. Questa particolare festa rappresenta una festa di pace. Ci auguriamo che la pace prevalga in Terra Santa. Preghiamo per la convivenza lontana dall'occupazione, come altri popoli liberi in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo inviato da Betlemme uno slogan adottato dal Ministero del Turismo e delle Antichità, in collaborazione con varie istituzioni di Betlemme. Il nostro messaggio di quest'anno è di un anno di perseveranza. Viviamo in questa zona da migliaia di anni e intendiamo rimanere saldi nella nostra patria. In occasione del Natale auguriamo a tutti buone feste. Speriamo che Dio ci conceda salute, felicità e pace, pregando che finalmente nella nostra terra prevalga la pace giusta e completa. Questo è davvero il messaggio di Gesù Cristo, un messaggio di amore e pace a tutto il mondo, inviato dal cuore di Betlemme. Thank you.